Mi ricordo ancora quella distesa di terra brulla e montagne, infinita. Il sole illuminava l'aria, caldo. In tasca tenevo gli strumenti da cartografo. Ero con la mia guida d'orso d'asino, piena dell'adrenalina di andare a scoprire un mondo sconosciuto ai più, e che fissavo con occhi avidi. Sono stata una pioniera, un simbolo per tutte le donne che non si vogliono accontentare del loro antiquato ruolo sociale. Ho viaggiato sola, ho imparato le lingue, scritto libri, disegnato mappe. Ora riposo qui ad Asolo, dove hanno dedicato una sala in mio onore, dove tutti possono immaginarsi per un momento lì con me, davanti all'aspra valle, pionieri di un mondo ancora sconosciuto.